Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Amico Cane. Siamo presso la sede della protezione civile di Varese, qui alla Schiranna, ed è proprio qui che parte la ricerca dei dispersi sul territorio, ma prima il nostro angolo adozioni. Siamo al canile municipale di Varese, oggi chi ci presenti Alice? Allora, oggi vi presento Lilla, è una femmina di sei anni in crocio beagle, quindi un cane con dentro qualcosa da caccia. È arrivata in canile un anno fa, con il suo compagno Johnny che è già stato adottato. Lei è già andata a casa una volta e poi è rientrata in canile. La sua storia parte da una famiglia che aveva appunto questi due cani e poi per problemi economici si è rivolta al comune di Varese chiedendo che fossero accettati qua in struttura e quindi lei adesso è qua, è qua con noi. Eh, Lilla è molto socievole con tutte le persone. Sappiamo già che è adatta per essere adottate con famig da famiglie con bambini e anche con gatti, perché nella sua precedente famiglia c'erano sia bambini e gatti e lei andava d'accordo con, con entrambi e eh, è molto socievole anche con tutti gli altri cani, sia maschi che femmine, anzi qua in canile molto spesso viene coinvolta in socializzazioni con cani un pochino più timidi. Eh, a Lilla piace un sacco mangiare, infatti come vedete è un pochino sovrappeso, però la stiamo mettendo a dieta, quindi la famiglia che la adotterà dovrà stare un pochino attenta a quello che lascia in giro, perché essendo anche appunto un incrocio di cane da caccia, ha un naso che funziona molto molto bene e trova qualsiasi cosa in giro, anche cose che magari non dovrebbe mangiare. Eh, a Lilla piace andare in passeggiata, eh, i nostri volontari la portano anche al Sacromonte, piuttosto che in altre zone verdi della provincia di Varese, perché è anche un amante dei giri in macchina. Per adottare i nostri cani potete venire a trovarci al Canile Di Varese in via Friuli 12 A Varese, dal martedì al sabato mattino 1012 pomeriggio 15 17 e la domenica mattina dalle 9 alle 13. Eh, potete anche seguirci sui social Facebook, la pagina Canile Di Varese e su Instagram Canile Di Varese. Partiamo subito col definire che cos'è la ricerca di dispersi sul territorio, con il supporto ovviamente dell'unità cinofila. Per ricerca dispersi si intende l'attivazione di un protocollo di ricerca e per quanto riguarda le unità cinofile che preveda l'ausilio e l'utilizzo dei cani da ricerca. E questo tipo di ricerca può essere. E attuato in diversi contesti, quindi dal, dal contesto boschivo a quello mh, rurale, passando anche per eh, la città più urbanizzata, e, oppure per quanto riguarda le macerie, i crolli, quindi dovuti sia ad incidenti che a terremoti, oppure per quanto riguarda ehm, le valanghe. Allora, in questo caso noi parleremo prevalentemente di ciò che ci riguarda, e cioè i cani che ricercano in superficie. Per quanto riguarda la ricerca in superficie, ci sono due tipi di ricerche. Una si chiama ricerca scovo e quindi il cane cerca la presenza umana in un contesto poco antropizzato o per nulla antropizzato, mentre invece c'è la ricerca mm, cosiddetta testimoni d'odore, che prevede l'utilizzo di cani che eh, vengono chiamati, anche se non è un termine proprio tecnico, vengono chiamati molecolari. Eh, si utilizza un metodo di lavoro che si chiama main trailing, in questo noi siamo particolarmente specializzati. Ma eh, entrambe le tipologie di cani sono essenziali, entrambe le tipologie di ricerca. Il cane da il cane molecolare ricerca l'esatto o meglio segue l'esatto odore della persona che stiamo cercando, ok? Quindi abbiamo bisogno di un testimone d'odore, cioè un indumento o un tampone con l'odore del disperso e di un esatto punto di avvistamento. Quindi diciamo che eh, queste sono, come dire, eh, le note dolenti, nel senso che comunque ciò richiede un certo tempo, una certa tempistica e anche un certo coordinamento. Eh, però il cane da mentrailing o molecolare può lavorare in qualsiasi tipo di contesto, quindi possiamo... Difficilmente eh, qualcuno si perderà in un centro commerciale, ma possiamo andare a lavorare come palestra olfattiva anche in un centro commerciale perché il cane segue quell'esatto odore. Dico un centro commerciale perché eh, è l'ambiente notoriamente più affollato che possiamo conoscere, oltre ad una stazione ferroviaria, magari. Ecco. Quindi, attraverso un oggetto del disperso sì. e attraverso l'informazione, l'ultimo. Momento, l'ultimo punto, luogo era quello prima della scomparsa. Si riesce ad arrivare a una pista. Esattamente, si segue una traccia, una traccia olfattiva che è il decadimento molecolare delle, delle nostre cellule, okay? che va a depositarsi sul terreno non necessariamente esattamente dove è. ha camminato questo, ma viene trasportato dal vento e trasformato anche dagli eventi atmosferici eventualmente. L'addestramento di questo tipo di cane dura intorno ai 3-4 anni, quindi è un, un lavoro lunghissimo e che prevede tutti i tipi, tutti i conduttori devono essere preparatissimi, però il, il conduttore di cane molecolare essendo comunque legato al cane attraverso una lunghina, un guinzaglione, influisce tantissimo su quelle che sono le prestazioni del cane e quindi deve essere... Un conduttore molto esperto un'intesa perfetta un tra cane e uomo anche un'intesa perfetta è il termine corretto calza il pennello il cane da ricerca a scovo invece il binomio ha un pregio che è inarrivabile appena arriva sul terreno può iniziare a lavorare ok una volta che eh, tramite il protocollo gli è stata data una mappa un territorio da battere questo cane e questo conduttore batteranno il territorio centimetro per centimetro. Mm? E non hanno bisogno di indumenti, non hanno bisogno di testimoni d'odore, ma eh, possono partire immediatamente. Sono cani. Eh, dalle... sì, ma perché l'obiettivo? Qual è in realtà? L'obiettivo è quello di segnalare qualsiasi presenza umana in quel territorio. Ok? Data, data la mappa, il territorio, il conduttore non uscirà, non deve uscire, né il cane né il conduttore devono uscire fuori da quel territorio perché noi attraverso questo cane, il cane che lavora a scopo, possiamo avere la certezza che in quel territorio non c'è il disperso che stiamo cercando o eventualmente c'è il disperso che stiamo cercando. Quindi qualsiasi tipo di essere umano, che sia il disperso o meno. Questo è l'obiettivo. Lavorando, giocando a pallone, raccogliendo funghi, il cane dovrebbe segnalare qualsiasi tipo di disperso. Poi eh, ci sono cani che hanno un'esperienza um, un maggiore e riescono anche a specificare e a segnalare soltanto la presenza del disperso, però diciamo che sono eh, molto rari. Ma quali sono le forze in campo per la ricerca dispersi? Allora, eh, il protocollo di, eh, prevede l'attivazione di tutti quei volontari che eh, hanno seguito un corso di ricerca dispersi e che sono eh, disponibili alla ricerca eh, in tutta la provincia. Eh, un piccolo inciso, noi siamo operativi su tutto il territorio nazionale. E... Quindi non solo a Varese, non, su... non solo nella provincia. Il territorio nazionale, eh, ma non lo decidiamo noi, noi veniamo attivati da un protocollo. E okay, quindi dipartimento, regione, provincia. Oltre alle unità cinofile è previsto l'utilizzo anche di ausili tecnologici quali droni, termocamere, georadar per quanto riguarda la ricerca su macerie e anche di volontari appiedati che battono palmo palmo tutto il territorio e spesso il loro lavoro è importantissimo, e anche questo quanto quello dei cani. Certo, il cane è più veloce, ha un naso più fino, ma anche tutti quei volontari che lavorano a piedi eh, sono altrettanto de degli ausili validi in, in questo tipo di ricerca. Da chi venite allertati? Da chi parte la chiamata? Allora, eh, noi in qualità, a noi in qualità di volontari arriva semplicemente... Un messaggio sul telefono a volte di allerta, a volte di preallerta. Se arriva il messaggio di preallerta, rimaniamo in stand by finché non arriva il messaggio di allerta o di attivazione. Dal momento in cui arriva il messaggio di attivazione, a seconda di che una persona sia esattamente disponibile in quel momento lì o che stia lavorando e quindi prenda un permesso che può prendere per legge. Arriva, diciamo che arriviamo in sede in 15 minuti, approntiamo i mezzi e di massimo una ventina di minuti siamo pronti a partire. In mezz'ora, 40 minuti, a seconda di dov'è la, la località di arrivo, e siamo pronti ed operativi. Ma chi sono i dispersi eh, sulle nostre zone, sul nostro territorio? Eh, qual è l'identikit del disperso? Generalmente il disperso nelle nostre zone, che sono zone boschive, eh, possiamo identificarlo con, generalmente sono bambini. Eh, che perdono l'orientamento in una zona boschiva oppure generalmente possono essere degli anziani che hanno mh, con demenze, quindi con particolari patologie, eh, oppure un'altra categoria di persone invece sono eh, le persone che mh, vanno a funghi, a caccia, escursionisti, che perdono anche in questo caso l'orientamento, oppure che hanno avuto un malore oppure eventualmente anche una, una frattura, si sono, non possono avere più mobilità. Altra categoria di persone invece sono eh, coloro che decidono di sparire, quindi in questo caso abbiamo appunto delle persone che eh, è molto più difficile la ricerca perché queste persone non vogliono farsi trovare. E in questo caso quindi abbiamo un allontanamento volontario e la ricerca è difficilissima e a volte non si arriva neanche a ritrovarli in questo caso, oppure eh, il, la fine del, della ricerca si ha con un suicidio, una morte e si viene trovata questa persona. Per quanto riguarda invece le categorie che vorrebbero farsi trovare, eh, diciamo che il risultato è sempre, è sempre positivo, cioè si ritrovano sempre questi dispersi. Allora ehm, non sempre si ritrovano, vale a dire con eh, i cani ehm, noi possiamo trovarli se abbiamo un percorso, appunto un percorso nel bosco, però se la persona ha preso eventualmente un treno o un pullman eh, il cane arriva fino a dove è salito la persona. A quel punto ci segnala che è finita la ricerca, che, che non abbiamo più una pista e quindi non c'è più odore e ci fa capire che quindi a questo punto noi da quel punto capiamo che probabilmente ha preso un mezzo o un pullman o un treno, per cui finisce la ricerca in quel caso. Quindi non sempre abbiamo una, un ritrovamento. Altro fattore è per esempio quando abbiamo una morte, i nostri cani non sono cani da cadaveri, quindi eh, noi troviamo i vivi, per cui il cane da cadavere fa tutt'altro lavoro. Quindi ha un altro addestramento? a un'altra tipologia di addestramento il cane da cadaveri. Sì. Quindi ci sono tante unità cinofile, cioè, o perlomeno tante modalità di ricerca. Sì, esistono tante modalità di ricerca e ovviamente lì l'addestramento è diverso. Noi ovviamente non possiamo lavorare su, su cadaveri perché in Italia non è possibile avere il materiale, quindi eh, perlomeno, per, a meno che non siano forze dell'ordine, quindi in questo caso noi abbiamo solo cani da ricerca dispersi, vivi. Cioè cosa intendi per non avere il materiale? Non possiamo avere materiale umano organico per poter effettuare l'addestramento. In Italia non è consentito. Ecco, da chi è da qualche decennio in protezione civile, vogliamo sapere qual è uno dei casi che ha colpito, coinvolto maggiormente gli operatori? Beh, diciamo che uno dei casi che ci ha colpito, che ci ha coinvolto di più anche emotivamente è stato qui qualche anno fa, eh, qui a Capolago, dove era, ehm, abbiamo avuto la richiesta di ricerca per un ragazzino che era, si era allontanato da casa. L'abbiamo cercato eh, per parecchi giorni eh, in tutta la zona finché purtroppo poi è stato ritrovato ahimè, deceduto eh, in, una, in una casa, in una vecchia cascina. Indubbiamente la cosa ci ha colpito molto anche perché eh, tutti noi siamo genitori e quando vengono coinvolti i, i bimbi, i ragazzi giovani, la cosa ti, emotivamente, ti condiziona moltissimo. Per cui noi mettiamo sempre eh, l'entusiasmo nella ricerca. È sempre al 100%, però in quel caso diventa anche al 120% perché proprio eh, ti senti coinvolto emotivamente. Le ricerche hanno anche una stagione? Sì, diciamo che è prevalentemente la stagione autunnale, la, la famosa stagione della ricerca dei funghi, perché c'è parecchie persone di una certa età, eh, anche se anch'io non sono più tanto giovane, però che si vanno, vanno a cercare i funghi. Ora purtroppo succede questo, che poi nella ricerca qualcuno si sposta perché vede magari un porcino messo da una parte, si allontana, poi quando si rialza non riesce più a capire dov'è la posizione. Per cui e qui cominciano ad arrivare le segnalazioni delle, dei parenti, delle, delle mogli o dei familiari che ti dicono non è rientrato a casa e noi sappiamo già che il problema è quello. Fortunatamente li ritroviamo tutti. Poi purtroppo nel contesto generale invece ci sono quelli che si allontanano da casa per motivi familiari e qui eh, la cosa diventa un po' più particolare perché... Eh, hai ah, i, i familiari che ti dicono una cosa, i parenti che te ne dicono un'altra e eh, per cui la cosa diventa un po' particolare. Ma comunque diciamo che fortunatamente riusciamo quasi tutti a trovarli, anche grazie anche all'ausilio di Angelo con, con i suoi cani, per cui siamo abbastanza tranquilli e riusciamo nel contesto generale a riportarli a casa quasi tutti. Una delle, delle bravate che abbiamo avuto che ci ha eh, immensamente dispiaciuto perché era mh, scomparso il fratello di una nostra volontaria. Eh, la storia è stata questa, I, lui era uno studente universitario, aveva detto ai genitori allora, eh, dopo domani... Faccio la tesi tutti pronti, a posto il genitore, impreparato tutta la festa e tutto quanto, poi cosa succede? Il pomeriggio del giorno prima lui dice vado a fare un giretto per rilassarmi ed è sparito. È sparito, non è più rientrato e lì ci siamo sentiti particolarmente coinvolti perché ci ha telefonato la sorella fa ragazzi datemene una mano perché mio fratello non è venuto a casa. L'abbiamo cercato, l'abbiamo... Abbiamo girato una marea di, di, di posti finché fortunatamente è andato abbastanza bene. Eh, dopo due giorni, eh, quando oramai l'esperanza di, di, di trovarlo, se cioè non vivo certamente ma non più nei luoghi dove ci era stato indicato, è stato trovato fuori da, eh, in un angolo in un supermercato. Che stava chiedendo la carità perché aveva fame e lì si è scoperto dopo che questo ragazzo non frequentava più l'università ma aveva raccontato ai genitori delle storielle per cui si era allontanato per non eh, coinvolgere i genitori, dare la brutta notizia ai genitori che non era assolutamente pronto per, far, per sostenere la tesi. E lì ci è dispiaciuto moltissimo perché. La sorella è rimasta talmente tanto, tanto male che tanto è vero che ci ha detto se lo sapevo non vi chiamavo perché così doveva cercare di rientrare da solo e capire quello che aveva fatto. Ecco. Quindi sono storie di vita, anche, sì, esatto, storie familiari, storie sì, sì, sì. Ci, ci si coinvolge molto. Che ti coinvolgono molto e, e per cui ognuno ha la sua storia. Poi c'è quello che invece litiga con la moglie perché non gli ha preparato la pasta, ma gli ha preparato il risotto, si è allontanato, che è un po' di tutto. Però diciamo che ci sono alcune situazioni che ti portano anche un pochettino di allegria. Ecco. E dalla protezione civile di Varese è tutto, anche per questa puntata di Amico Cane, vi ricordo l'appuntamento per giovedì prossimo alle 20.30, sempre su Rete55. Buona serata.